Il senatore tra l'altro viene da Portici, che è una delle città che più piccolo gira, no? Ma allora noi già c'è una grandissima particolarità, il fatto di avere tanti parlamentari uniti a fare insieme un qualcosa per la nostra regione. Napoli era una capitale e si nota guardandola che era una capitale. E si nota anche che c'è la particolarità di una città che era proprio capitale, oltre a essere un qualcosa del passato. Quindi noi, quando ci vengono a dire, soprattutto io mi rivolgo alla stampa, dateci una mano, non è vero che noi non dialoghiamo, è veramente una bugia immensa. È vero, qualche volta ci arrabbiamo, ma non possiamo non arrabbiarci nel momento in cui si danno dei fondi a Pompei e non accettano di darli prima, in via prioritaria, al perimetro degli scavi, ma li si danno anche all'esterno e quindi a opere esterne, addirittura anche per la costruzione eventualmente di centri commerciali. Certo che ci arrabbiamo. Noi vogliamo dialogare con tutti, e il progetto Restart è anche una particolarità di questa mentalità, perché è aperto a tutti, è aperto anche alle altre forze politiche, può diventare uno strumento per tutti, addirittura anche per le amministrazioni. Ecco, noi abbiamo sentito negli anni passati addirittura da un ministro dire che con la cultura non si mangia. Ecco, questa è una frase che per un italiano non deve assolutamente essere pronunciata, ma è anche pensata, perché, come diceva il nostro amico Gennaro Saiello, ci sono tre parole che vanno insieme: lavoro, cultura e turismo, e questo deve essere il nostro volano. Abbiamo anche un euro parlamentare che si occupa proprio di cultura e sta qua proprio anche per questo. Cerchiamo effettivamente di trovare una sinergia. Noi siamo assolutamente aperti a tutti, destra, sinistra, non abbiamo assolutamente nessuna ideologia da dover proporre.